Tanta, sapevamo che poteva essere una partita del genere, però poi l'abbiamo sbloccata con un episodio e spesso e volentieri queste partite qua, quando la posta in palio è molto alta, quindi si possono sbloccare così, non siamo stati bravi a crederci. E faccio un plauso ai ragazzi perché, ripeto, per l'ennesima volta, quando sei costretto a vincere sempre e fare punti e non hai alternative, a volte non è mai facile, quindi va bene a volte anche non giocare meno bene, ma soprattutto oggi. Non potevamo deludere magari tutta questa gente che ci è venuta a dare coraggio, a incitarci, quindi questa vittoria soprattutto anche per loro. Sì, il campionato finisce domenica prossima, poi ci saranno playoff e playout, quindi noi stiamo andando sulla strada giusta. Sicuramente domenica sarà una partita altrettanto difficile, però non dobbiamo far punti per cercare di centrare questo obiettivo in questo momento che il penultimo posto, quindi che ci può dare la possibilità di giocarcela, però devo dire che ragioniamo di partita in partita. Oggi avevamo di fronte un'ottima squadra, al di là del momento negativo, questo va sottolineato, faccio i complimenti anche all'Avellino, che anche in 10 ci ha dato grosse, grosse difficoltà, quindi per questo la nostra vittoria e la prestazione dei ragazzi è ancora più di valore.